Vorrei fare cinque brevi riflessioni. Giuseppe è il lavoro, Giuseppe è la famiglia, Giuseppe è la fede, Giuseppe è l'educazione, San Giuseppe è Don Bosco. Giuseppe è il lavoro. Non è costui il figlio del falegname, il figlio del carpentiere, dicono di Gesù con disprezzo. Nel mondo il lavoro è una vergogna. Per Dio è una dignità. Giuseppe si è santificato prima di tutto nel lavoro e ha vissuto sicuramente le ingiustizie del lavoro, la disoccupazione, lo sfruttamento, nel caso suo anche l'essere emigrato, migrante. Essere artigiano allora non era una cosa tanto bella, non è che adesso gli artigiani sono sempre trattati benissimo, ma vuol dire che tu non avevi la terra e facevi il bracciante agricolo o il pastore, quel che c'era bisogno, ma quando nessuno ti chiamava per lavorare, perché sono delle stagioni morte, ti inventavi qualche lavoretto, molto probabile che magari fosse aggiustare gli aratri, robe del genere. Giuseppe era discendente del re Davide, ecco, dei re, quelli che comandavano, che non lavoravano. Se andate a vedere la Bibbia, ce ne fu solo uno giusto completamente, Giosia. Tutti gli altri no. Invece Giuseppe, uomo umile, era giusto. C'è più giustizia negli umili lavoratori che nei potenti. In questa pandemia è venuto fuori di nuovo un peggioramento nelle condizioni del lavoro, un aumento delle sofferenze, delle ingiustizie, della mancanza di fraternità, della disoccupazione. Nello stesso tempo è venuto fuori anche l'eroismo, l'alta professionalità, il coraggio di tante persone, pensare agli insegnanti, le badanti, il mondo della sanità, tante persone, anche chi ha portato avanti le fabbriche, ecco, con coraggio. Ecco, vediamo quindi che è venuto fuori ancora una volta la grandezza del lavoro come vocazione alla santità. Però è venuto fuori anche la fragilità del lavoro, che se è isolato, del lavoratore che se è isolato viene sfruttato. Ecco, la normalità del lavoro è che nessuno sia escluso da questa cosa, perché è proprio una grande chance di realizzazione della persona, prima ancora che essere una fonte di sostentamento. Giuseppe è stato un protagonista nascosto del Vangelo, non parla ma fa. Ecco, come tante persone, tanti eroi di oggi, anche il Papa nella sua lettera cita proprio questi eroi del quotidiano. Giuseppe e la famiglia. Giuseppe è giusto, l'abbiamo letto nel Vangelo, sappiamo che nella Bibbia la giustizia è la misericordia, è soccorrere chi ha bisogno. Ecco, quindi la giustizia è non denunciare Maria come adultera. Ecco, ma avere misericordia di lei, anche quando non sappiamo se lui sapesse cosa è capitato a Maria, non lo sapesse, ecco. Ma mettiamo anche il caso peggiore, che lui pensasse quello che tutti noi avremmo pensato, eh? Però non voleva, ecco, che venisse punita, venisse, ecco, aveva misericordia, anche la giustizia e la misericordia anche eventualmente per chi sbaglia, eh? Questa è la giustizia. Giuseppe non vive il paternalismo, non vive il maschilismo, eh? Pensate, si fida della sua sposa, si lascia condurre dalla sposa, vive con lei un rapporto di parità,
se possiamo dire che rarissimo nell'antichità, le scelte erano scelte di coppia, scelte vissute insieme. E questo oggi è un po' più normale, ma fino a pochissimi anni fa non lo era. Giuseppe è creativo, certamente in sogni Dio lo avverte delle cose, ma non gli dice la soluzione. Tocca a lui inventarsi qualcosa, e tante volte proprio i suoi interventi sono la soluzione giusta al momento giusto, che ha permesso a questa famiglia di sopravvivere, al figlio di Dio di essere tra noi. È l'uomo del fare, non parla, ma possiamo dire che parla con le parole, parla con le azioni. Gesù sappiamo che, pur essendo il figlio di Dio, svuotò se stesso, no? Quindi questo grande mistero di Dio che dimentica di essere Dio per riscoprirlo di nuovo, per essere totalmente come noi. Ecco, e allora in chi Dio ha riscoperto di essere Dio, di essere figlio? Possiamo dire l'ha visto prima di tutto nell'amore della madre, nell'amore di Giuseppe, nell'amore tra di loro. Ecco, quindi è proprio attraverso anche Giuseppe e Maria che Gesù ha scoperto Dio e ce ne ha parlato come padre, come papà. Ecco, possiamo dire che Abba, Gesù l'ha detto prima a Giuseppe e poi l'ha detto a Dio. Quindi pensate, e questo non è la funzione di ogni genitore? Giuseppe e la fede. Madeleine del Brel dice: ogni piccola azione è un avvenimento immenso, nel quale possiamo donare il paradiso, nel quale ci è donato il paradiso. Giuseppe è amato nelle piccole cose, una fede legata alla vita che si esprime nel fare. Giuseppe è forte, ma non perché è violento. Non è stato violento con Maria, non è stato violento con chi li perseguitava, ma perché si fida di Dio, la forza della mitezza. Sappiamo che Gesù ha parlato dell'amore per i nemici in modo unico. Penso che queste cose di cui Gesù parlava ai suoi discepoli le ha viste prima di tutto in San Giuseppe. Giuseppe ha creduto in Gesù in tutti gli anni in cui non si vedeva nulla. Pensate a quei lunghi anni in cui Gesù era un umile lavoratore, non si vedeva tanto che era il figlio di Dio. Sì, c'era gli episodi dell'inizio, ma erano passate di acque sotto i ponti. E si pensa che Giuseppe non abbia visto la vita pubblica di Gesù. È morto prima, così la tradizione ipotizza. Quindi sarebbe morto senza vedere realizzato ciò in cui credeva. Questa è la fede. La fede è quello sguardo che va oltre me stesso addirittura. Ecco, in questo senso le letture di oggi parlano molto della fede. Anche noi tante volte potremmo avere questa cosa di morire senza vedere realizzato, ma non per questo non dobbiamo credere. Lo vedremo lassù. Giuseppe e l'educazione. È difficile oggi essere genitori, e anche sempre più raro. A volte si ha paura, lo si vive con pesantezza. San Giuseppe ci aiuta a dire sì anche quando non capiamo tutto. Perché non ha capito tutto, Gesù prima di farsi Giuseppe prima di farsi un programma per il suo figlio putativo, ascolta Dio.
poteva dire al mio figlio deve fare questo, deve fare l'altro. Certo, le cose fondamentali a 12 anni avrà fatto la presentazione al Tempio come ogni buon ebreo, a 8 anni circonciso, vedete nel Vangelo di Luca ci spiega anche queste cose, ma di lì in poi questo figlio è figlio di Dio e quindi imparo a guardare mio figlio come Dio lo guarda. Ecco, la grandezza di Giuseppe è che ha imparato a guardare suo figlio con gli occhi di Dio. E questo certamente attraverso i sogni che gli rivelavano qualche cosa direttamente, ma anche attraverso la parola e la testimonianza della sua sposa, attraverso i pastori, i magi, le persone che hanno incontrato. Ecco, attraverso tante piccole cose. Ma non è forse questa la cosa da fare per ogni genitore, per ogni nonno? Imparare a guardare i ragazzi come li vede Dio, per ogni educatore. Scoprire che i miei figli sono diversi da me. E sono anche diversi tra di loro, ognuno unico e irripetibile. Quindi non porre limiti di tempo né di caratteristiche nell'amare i ragazzi, i figli. Ecco perché educatore, insegnante. È una cosa che dobbiamo imparare anche noi come Chiesa. Quante volte abbiamo fatto le classifiche, eh? Quelli sì, gli altri no. È terribile quando in un oratorio si fanno le classifiche. Proprio quelli che sono più scartati li scartiamo pure noi. Belli, bello. Questo è proprio un oratorio cristiano, eh? Essere padre, essere madre e scoprire che mio figlio è prima di tutto figlio di Dio. Io l'ho atteso, l'ho desiderato, ma Dio l'ha desiderato prima di me. Giuseppe viene definito il padre casto. La castità è prima di tutto non voler possedere l'altro, né il figlio, né il ragazzo che ho educato, appartiene a te, appartiene a Dio. E questo dà anche grande forza negli eventuali cosiddetti fallimenti educativi che noi potremmo vedere nella nostra vita. Ma solo nelle mani di Dio sei sicuro che è un fallimento, magari è il tuo limite, ma Dio educherà questo tuo figlio, questa persona tu hai seminato. La forza grande di Giuseppe è proprio che erano educatori insieme con Maria, che erano insieme, testimoniavano gli stessi valori, la stessa idea di Dio. Ecco perché un figlio così, vedete, certo, è figlio di Dio, è lo Spirito Santo, ma Dio si serve dei mezzi umani e si è servito di due bravi genitori, dobbiamo dirlo, no? Che bello questo. Ed erano bravi non perché erano migliori degli altri, ma perché si amavano. Perché erano nell'unità. Giuseppe, infine, è uno speciale protettore dei genitori adottivi e affidatari, perché lui sa quel particolare dolore che è essere padre e madre veramente, ma non biologicamente. È una ferita che solo chi la prova può capirla. E Giuseppe la capisce. È una ferita che è una grande fecondità. Ed è anche padre protettore delle persone che non hanno avuto una famiglia loro, ma sono veramente padri o madri. Ci sono persone così. Ultimo punto, qualche accenno su Don Bosco. Don Bosco si era molto rallegrato della proclamazione di San Giuseppe a patrono della Chiesa universale da parte del Beato Pio IX
l'8 dicembre 1870. Lo stiamo appunto festeggiando in quest'anno. In tutte le chiese e le cappelle della nascente congregazione salesiana, Don Bosco voleva che vi fosse un altare o almeno un'immagine dedicata al custode del Redentore. Vi invito, quando è possibile, ad andare a vedere il bellissimo quadro che c'è a Valdocco. Fu lo stesso Don Bosco a dare precise indicazioni al pittore Lorenzoni per la sua realizzazione. È rappresentata tutta la Sacra Famiglia, San Giuseppe al centro, in piedi, sopra una nuvola. Nel braccio sinistro porta il bambino Gesù, il quale tiene in mano un cestino pieno di rose. Le porge ad una a San Giuseppe, che le fa piovere sulla casa di Valdocco. C'è la chiesa di Maria Esiliatrice, tutta l'opera, in fondo c'è la collina di Superga. Il bambino è rivolto a San Giuseppe con un sorriso di infinita dolcezza. Con altrettanta gioia si unisce a questo sguardo Maria, con le mani giunte, tutta rapita nella contemplazione di quel dolce scambio di amorevolezza tra suo figlio e il suo sposo. E attorno ci sono gli angeli, Ce ne sono tre ai fianchi, uno dei quali uno porta la famosa verga fiorita, ricordo dello sposalizio, Ricordate quell'episodio dei Vangeli apocrifi della verga fiorita, che è molto bello. E poi sopra altri due angeli, ite ad Iosef, andate da Giuseppe. Nel 1864, in una buonanotte coi ragazzi, Don Bosco diceva: desidero che voi tutti vi mettiate sotto la sua protezione. Se lo pregherete di cuore, vi otterrà qualunque grazia, sia spirituale sia temporale. Presentando una pubblicazione su San Giuseppe, ne metteva in risalto specialmente due qualità. La prima è la piccolezza, il nascondimento umile agli occhi del mondo, per essere tutto dedito a ciò che conta. La seconda è quella di essere il protettore dei moribondi. Ecco, Don Bosco spiega che questo perché lui è stato assistito in punto di morte da Gesù e Maria. E poi, se lo dice Don Bosco, sarà vero. Gesù Cristo l'ha insignito dello speciale potere di vincere i demoni che assalgono i moribondi. Don Bosco ricordava le bellissime giaculatorie che possiamo ripetere a San Giuseppe. San Giuseppe, aiutami ad occupare bene il tempo. Ecco, questa la dedicava, la consigliava ai suoi ragazzi durante la giornata. Proprio lui, San Giuseppe, lavoratore, ed era specialmente protettore dei suoi artigiani, ecco, dei ragazzi che imparavano un mestiere. Al mattino conosciamo tutti, diciamolo insieme: Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. E alla sera: Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia.